Grande Fratello. Paolo Masella e Letizia Petris si sono baciati, lui il più bello della sua vita. E veniamo adesso a parlarvi di Letizia Petris e Paolo Masella, ossia la fotografa bolognese e il macellaio romano, del quale sembrava proprio che il bacio non dovesse scattare mai. Infatti, dopo l'arrivo di Rick, il fidanzato di Angelica Baraldi, le cose fra di loro si erano molto raffreddate. Almeno questo sembrava. Infatti lui aveva detto che sperava che un giorno Letizia guardasse lui, come Angelica guardava il suo Riccardo. Affermazioni che Letizia non aveva preso assolutamente bene. Infatti aveva dichiarato la bolognese che... Hai detto che speri che un giorno io possa guardarti come lei guarda il fidanzato. Ancora una volta aspettative su di me che ti tengo al palo. Tu mi fai passare come l'asterisco e io mi sono stancata. Anche perché lo sai che non è vero nulla. Dovevi dire chiaramente che non sono una che ti tiene al guinzaglio in attesa di decidere se stare o meno con te. Invece non sei stato chiaro. Letizia Petris e Paolo Masella scatta il bacio. Quindi si pensava, insomma, che fra di loro ci fosse quantomeno un raffreddamento. E invece ieri in piscina abbiamo ritrovato i due insieme con Paolo Masella che abbracciava Letizia che piangeva in quanto era l'anniversario del compleanno del padre, che purtroppo è venuto a mancare. A questo punto Paolo gli ha detto che vorrebbe essere la favola di Letizia e che la fa impazzire, con in sottofondo la canzone come nelle favole di Vasco Rossi. Ed è scattato quindi un bacio molto appassionato. Lui dopo ha esclamato: il bacio più bello della mia vita. Anche Letizia, parlando con Anita, ha detto di avere gradito. Insomma, alla fine questa coppia di timidi, come l'ha definiti Alfonso Signorini, si farà.